Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo tornati qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Days Before Movimento di Zyrtec. Rapper romano emergente, anche se ormai di emergente a poco e nulla, visto i numeri che ha iniziato a fare già a partire da quest'anno, oggi andiamo ad ascoltare questo progetto che è solo un antipasto del suo primo album ufficiale in arrivo, appunto, Movimento. È composto da 8 tracce, se non sbaglio 6 di queste sono già uscite, però per me è come se fossero praticamente nuove perché ho ascoltato davvero poca roba di Zyrtec. Tra i feat troviamo Freeman, Fuck Your Click, Clay, tra l'altro la traccia con Freeman è l'unica che forse ho ascoltato ma giusto un paio di volte. Io senza perdere troppo tempo inizierei dalla prima canzone, intro. Negro fatti come Zyrtec, spudi scelto ma pacco, troppi buffo e vedo bianco, negro fatti da quel tempo, double cut della trap. Fatti come me, spedisce come un pacco, mi buffa il pedo bianco, ne avrò fottere a quel vento. Per stai cagno il sesto senso, a 180 in curva senza sterzo, il mio contatto parte a scelto sto pacco. Ok, non ci ho capito un po' un cazzo in alcune parti, però era figa, aveva veramente un bel sound, ottima produzione di Neck Ninja, ma ormai già lo sappiamo quanto è forte, specialmente per come era partito il beat, ma anche l'effetto che aveva sulla sua voce, mi ha ricordato un sacco tipo Yonkers di Tyler, The Creator, poi la canzone diciamo che prende un sacco di altre pieghe, però niente, sicuramente una bella intro per incominciare l'album. Passiamo alla traccia numero 2, Come Mai. Come mai, mai, mai avuto problemi, ma con i guai. Pensavo che ci fosse anche una strofa di Freeman, invece ha solo prodotto la base che in molti punti mi ha ricordato un sacco Futsal Shuffle 2020 di Lil Uzi Vert, specialmente nella prima parte e anche durante la strofa di Zyrtec. Comunque il pezzo è carino, poco da dire, anche più figo di come lo ricordavo, quindi io senza perdere troppo tempo passerei già alla terza traccia, Mele. Fanculo ste bitch, fanculo sti umani, non siete per niente come noi. No gonna lie, fanculo sti rappers, prova a nasconderti, chiudi le tende. Per farti fuori non mi serve un AK, sfondo la porta sto giocando a payday. Runaway, runaway, mi serve un mele, voglio legarti sopra qualche railway. Per farti fuori non mi serve un AK. Ok, fino ad adesso sicuramente quella che mi è piaciuta di più dell'album, segue molto la wave, no melody, ma già in passato Zyrtec e Freeman hanno dimostrato di essere tra i più bravi a farla in Italia, forse proprio i più bravi. E niente, il pezzo è davvero una bomba, così come il beat di Moz, che è veramente assurdo. Credo che lui insieme a Nike quest'anno in Italia abbiano prodotto la roba più fresca. E non vorrei dire una cazzata, ma mi sembra che Zyrtec abbia già annunciato un 18-3, quindi hype. Traccia numero 4, Kilo 2. Qua qualche chilo a buffe, non esco più di casa. Io non porto buste, ma le metto in testa a troia se serve. Addosso l'ansia delle guardie a chiesa presso, non ho niente, penso a niente. Troia, sono l'uomo caga, sì che fa male la roga. La mia puttana sembra la Mona Lisa sull'effetto della droga. Lascio soda nel freezer, non sento metà della faccia. Fanculo a te, letto trap, so, il mio band è in movimento. Sto viaggiando su una trap, dopo sparo con l'extendo. Vedi il buio, se mi chiami in Oscar, Fescar, non è piedi di noi. Missile anche questa, mi ha ricordato un sacco le vibes di XXXTentacion, soprattutto il beat nei primi lavori che ha pubblicato, quelli che insomma non stanno neanche su Spotify. Comunque su tutti mi sono piaciuti assolutamente Catra Martinez e Zyrtec, soprattutto Catra che secondo me ha spaccato veramente tutto. E nada, per adesso direi che questo progetto mi sta prendendo molto. Passiamo alla traccia numero 5, Più o meno. Mi mando a casa perché lo sai, baby non ho meglio da fare. Tu mi potresti chiamare, potresti almeno parlare, mi potresti almeno aiutare. Sto su una white jeep che fa scherzo. Sto qua sopra ma non ci sei tu. E vorrei amarti ma non so che dire. Ti prego baby dai falla finita. Voglio godermi con te la mia vita.
penso che possiamo farla finita. Questa devo dire che suona veramente di Cristo. Il beat mi ricorda un sacco tipo un type beat di Gunna o Lil Baby, e lui sopra ci rappa davvero bene. Usa un flow che si sposa con il ritmo della base, e una cosa che ho pensato di lui, insomma, sin da quando l'ho ascoltato, è che ha un sound proprio americano. Riesce proprio a far suonare bene i suoi pezzi, e a dimostrazione di questo ci sono canzoni come questo, ma anche la più famosa Wap Wap. Quindi GG per Zirtek, credo che anche sia una delle canzoni che mi è piaciuta di più dell'album. Passiamo alla sesta, Lasciami Qua. Dimmi cosa c'è, una parte di me non c'è più. Da un anno ormai avevo solo una chiamata almeno. Adesso gioco con le mani e rimetto in sesto i pezzi del mio cuore come fossero Lego. Lasciami qua, giro tra mille città, se necessaria come l'acqua. Figa anche questa, sicuro completamente diversa dalle canzoni che abbiamo ascoltato fino ad ora, e vi vorrei far riflettere proprio su questo. Pensate a come si è aperto l'album con quell'intro, pensate a tutte le canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso e ora a quella che abbiamo appena finito di ascoltare. Non credo che nessuna di queste tracce abbia qualcosa in comune, e questo mette in risalto sicuramente la versatilità di Zirtek. Ora invece arriviamo a quelli che dovrebbero essere gli inediti, non vorrei dire una cazzata. Partiamo col primo, Hit Me. E ti porterò dal pediatra, ti chiedo di fare ABC, tre gambi in un back, non siamo gli easy DC. Partiti dal basso, ma ora siamo in alto, senza fare un cazzo, shari non ho tempo, no. Se fischio con l'esse si sente il vento, shari non mi vedo lento, no. Bella anche questa, molto fresca nel sound, altra produzione di Freeman che con questa ne ha praticamente prodotte tre nell'album, già conosciamo lui come rapper ed è davvero forte, e devo dire che anche come produttore non se la cava affatto male. Carina, c'è qualche traccia che forse prima mi ha impressionato un po' di più, comunque ci sta, passiamo all'ultima, Bla Bla Bla. Mi punti quel tar, però di plastica, taglio la gola, hai capito la salsa. Torino centro, poi poca sostanza, fate i mafiosi, non siete la mala, stiamo facendo tre. Voi siete cracker, tu ti chiamo frocio perché non ha senso. Porta rispetto quando dici negro. Non siete umani, siete solo scimmie. Parlami ancora, poi prendi i tuoi pinghe. Capisci bene le parole quando rappi. Non si capisce un cazzo di quando parli. Fatti il segno della croce, amen. Non parlarmi a me. Prendi il cazzo in bocca a muto, sei un bla bla. Un missile per concludere l'album. Si è aperto in maniera esplosiva, si è concluso in maniera ancora più esplosiva, e questa devo dire che rientra sicuramente tra le più belle del disco. Seconda produzione di Moz, di nuovo improntata sul No Melody, e già l'avevo detto prima, lo confermo adesso, Zirtek lo sa fare davvero bene. Cosa si può dire sull'intero progetto? È sicuramente promosso, nel senso che è un bel lavoro. Se poi consideriamo che è stato droppato in vista del suo primo album ufficiale, o comunque di un lavoro più grosso che verrà dopo, acquisisce ancora più valore secondo me. Sarò sincero, io di Zirtek, come avevo detto anche nell'intro, non avevo ascoltato chissà quanta roba, avevo sentito qualcosa ma quel qualcosa non mi aveva spinto a scoprirlo di più, perché non lo so, non mi aveva hittato particolarmente, e avevo deciso di ascoltare questo progetto per avere un'idea più generale sul suo conto e capire se effettivamente mi piacesse o meno, e devo dire che mi ha sorpreso. Quindi assolutamente hype per Movimento. Voi cosa ne pensate? L'album vi è piaciuto? Avete hype anche voi per Movimento? Quale canzone avete preferito tra queste? Droppatemi tutto questo qui sotto con un commento. E se il video vi è piaciuto, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.